Finisce 3-3 la seconda giornata di campionato di serie A2 maschile di hockey su Prato per il CUS Pisa, che impatta contro l'Hockey Team Bologna. Un punto sicuramente importante perché muove la classifica, ma l'appuntamento con la vittoria è rimandato. Della partita ne parliamo con Pietro Galigani, giocatore del CUS Pisa di hockey, vedendo qualche spezzone durante proprio questa intervista. Primo punto per il CUS Pisa nel campionato di A2 di quest'anno. Oggi poteva arrivare con un po' di cinismo anche la vittoria, forse? Sì, abbiamo preso gol, poi abbiamo recuperato subito per fortuna, tempo 30 secondi. Poi nel secondo tempo, come ormai da un po' troppo tempo, andiamo un po' nel pallone. Comunque riusciamo a fare sempre il nostro gioco. Ci manca sì quel cinismo giusto, eravamo in vantaggio 3-2, potevamo chiuderla, però abbiamo permesso al giocatore loro più forte di metterci in difficoltà, insomma, che alla fine è stato lui che ci ha messo in difficoltà. In questo momento del campionato forse è presto per dire dove può arrivare la squadra, se salvezza, magari un po' di tranquillità, però magari fra 2-3 partite sarà già il momento di fare i primi obiettivi, insomma. Certo, questo è il nostro terzo campionato di A2, bene o male la squadra è la solita, quindi sappiamo che è lungo, sappiamo cosa dobbiamo fare per restare tranquilli nella seconda parte. Sì, magari è un po' prestino, però già le prossime due trasferte saranno toste, comunque ce la giochiamo perché sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Perfetto, grazie.